Ciao, oggi ti mostro come fare le code di mazzancolle surgelate. Sale e pepe, buonissime. Allora, dovete lasciare scongelare le code di mazzancolle in frigo. Le code di mazzancolle che uso sono già scongelate perché le ho messe in frigo la sera di un giorno e mezzo fa. Metti l'olio per friggere a scaldare. Io utilizzo una piastra ad infrarosso. Intanto sbuccia e taglia a pezzettoni uno spicchio di aglio, che poi in un secondo momento andrai a togliere nel piatto. Le code di mazzancolle vanno asciugate e questo è molto importante perché se nella busta rimane dell'acqua, rischiate che poi con l'olio bollente l'acqua schizza e ti fai male. Insomma, quando l'olio è ben caldo, io ho impostato alla temperatura massima il mio fornello ad infrarossi. Metti subito i pezzi di aglio all'interno dell'olio e poi metti subito le code di mazzancolle. Non aspettare, esse dovranno cuocere per circa 3 minuti. Non cuocetele troppo, altrimenti diventano stopposte. Comunque devi mettere insieme alle code di mazzancolle anche un po' di vino bianco. Se usi il fornello a gas, fai molta attenzione quando aggiungi il vino, piuttosto abbassa la fiamma. Poi metti il sale e il pepe nero macinato. Durante la cottura gira le code per cucinarle da entrambi i lati e insaporirle meglio. Comunque ti aspetto nel mio prossimo video. Ciao!